30 anni fa sicuramente chiudere le strade, soprattutto la statale adriatica al traffico, era una provocazione forte che ha creato e suscitato anche delle reazioni poco simpatiche da parte della cittadinanza, abituata comunque a muoversi nella città con l'automobile. Ora penso che i cittadini abbiano accettato quest'idea di per un giorno regalare le strade ai bambini per giocare, e quindi mi piace pensare anche che sia passato il messaggio, cioè che i bambini hanno il diritto di vivere negli spazi pubblici, chiaramente non sulla statale adriatica, ma di vivere tutti i giorni per giocare, per incontrarsi con gli amici, per socializzare. Cade in una data che è anche l'anniversario della nascita del progetto Città dei Bambini, e sono 33 anni, ma anche della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che è stata ratificata dall'Italia esattamente 33 anni fa. Come si svolgerà? Verrà chiusa Viale Gramsci principalmente al traffico, verrà chiusa dalla mattina fino alla sera intorno alle 10 per permettere lo smantellamento di tutte le attrezzature predisposte dalle 50 e passa associazioni, che potranno offrire una varietà di opportunità ai bambini infinita, di divertimento, di gioco, ma anche di non soltanto di gioco fine a se stesso, ma soprattutto di giochi anche educativi, di laboratori per costruire delle cose, per capire come funzionano certe altre cose. È vero che ormai è una cosa ripetitiva, ma ci sono alcune belle novità. Ci sarà un momento al Pincio in cui i bambini canteranno la canzone Stai con me, che è quasi un invito ai cittadini ad avere la collaborazione di tutti affinché questa loro esperienza di autonomia e di vita nella città, vita concreta, si possa realizzare. Ci sarà Avis e il Consiglio dei Bambini che all'ingresso, venendo da Via Roma, offriranno una piccola sorpresa a chi arriverà in bici. Quindi la promozione della mobilità sostenibile è un'altra conquista dei bambini, perché loro hanno il diritto di uscire di casa da soli. L'area Exagi è lo spazio adiacente alla scuola Corridoni. La scuola Corridoni sta facendo dei grandissimi progetti molto interessanti e sfrutterà quella zona, approfitterà di quella zona per raccontare alla città quello che stanno facendo, quindi verrà animata anche quello spazio. L'altra novità è il bilancio partecipato, cioè progetti nati dentro le scuole che hanno chiesto finanziamenti al comune. Ti aspettiamo domenica 26 maggio in Viale Gramsci e zone vie limitrofe, perché sarà una festa molto partecipata come ogni anno e ci saranno tante cose interessanti, non solo per i bambini ma anche per le famiglie, dalle 15 alle 20 di domenica. In caso di maltempo, speriamo di no, l'iniziativa verrà rimandata a domenica 16 giugno.